finito di fare la foto della copertina. Barbie Family, bentornati in un nuovo video. Abbiamo finito quello di prima e è finita anche Alessia, è caduta. E ne registriamo subito un altro, così almeno le abbiamo aperti tutti quelli di Alessia e via, quelli di Pasqua. Oggi è Pasqua. Stamattina abbiamo aperto le ova di Pasqua, ma voi non lo vedete il giorno di Pasqua questo video, lo vedete un altro giorno, quindi se... Tipo domani. Qual è questa roba che c'è su? Che cosa c'ho su? Mamma mia, lo vedrete un altro giorno, quindi se vi siete persi il video di Pasqua andatevelo a riprendere. Allora, amici, l'ha già fatto vedere nell'uovo di Pasqua, che è fatto da me, ha trovato, oltre a me contro te, che abbiamo fatto già il video, l'abbiamo già aperto, questo qui potete ripescarlo nell'altro video, gli ho fatto trovare la Barbie Fashionistas numero 160, molto particolare questa confezione. Io volevo la 165. Allora, molto particolare queste confezioni perché il box si può riutilizzare per conservare la vostra doll. Molto particolare, un pollice in su, non si parla nell'orecchio mentre si fa il video, mi ha detto nell'orecchio, no! Che ha fatto un ruttino, ma io non ho sentito non niente. È vero, un pollice in su per la Mattel, per questa invenzione qua, se riuscissi a tirare via questa cosa in plastichina. Ha dato via il pistolino, ma è tipo che, una borsellina che barra tiene chiuso stuccio. Perché sennò lo apri, è tipo una borsellina, è praticamente barra tutto rosa trasparente davanti e dietro, sì, dietro, e ai fianchi c'è la cernierina e sotto è rosa sciacchina. Con la vostra cerniera si tira fuori la doll. È tutto il cartonato. Però è lo stesso in plastica. Ok. Questo qua è tipo una borsellina barra astuccio. Che puoi contenere le Barbie da portare. Ci metto il telefono, le cuffiette, il caricabatterie da portare alla nonna a sabato e domenica. Veramente questo è un porta Barbie? No, perché io lo tengo come borsellina per telefono. Allora, qua c'è il numeretto, guardate bello, dietro è molto cambiato tutta la sua cosa, il retro. Qua c'è raffigurata la doll. La doll viene così, arriva. Ciao mamma! E le gambe sono subito libere, mentre il resto, ciaone. Ah mamma, subito a liberarlo. Posso chiederti una cosa? No, non me la puoi chiedere, perché hai già detto che non utilizzerai il box per la Barbie. Io lo voglio pure io, allora scusa Sì, lo userò anche per la Barbie, ma anche per telefono lo userò. Ma no, solo per Barbie, è già subito libera. Posso dirti una cosa? Dimmi. Posso fare anche i video di Roblox e non solo di Gacha Life? Boh, vediamo. Per favore! Allora, la Barbie in questione la vi avvicino. È bella. Molto elettrica. Sembra, se ha i capelli rossi, arancioni, barra arancioni, sembra Lydia di Teen Wolf. Allora, ha la carnagione chiara. Come Lydia. Il nasino, guarda che bel nasino. Occhi castani, capelli castano. Posso andare a bere l'acqua? Sì, castano lungo fino al sedere, anzi dopo il sedere, che il sedere è qua, e arrivano dopo il sedere, belli morbidi, bella, veramente bella. Ha un collarino giallo, trucco, leggero trucco marrone sugli occhi, belle sopracciglia, belle, molto bella, molto veramente bella. Anche le orecchie, ok. Allora, il vestitino è innanzitutto, non è curvi. Sembra curvi, non è curvi. Forse ho sentito scattare una foto. Forse è tall, no, non è. Tall, no, tall. Vabbè, standard. Sta mangiando. Il vestitino è un vestitino. Sto scherzando. È arancione con i pallini rosa e azzurri, non ha velcro,
è elasticizzato in vita, e qua sopra c'è il plush plush qua, belli belli bombati con la ricciatura qua, ok, e ha le scarpettine a stivaletto così aperte ai lati, bianche con un po' di tacchetto sotto, marchiate Barbie. I suoi no, basta, i suoi movimenti sono basici, cioè non è snodata, non è una method move, ma è normale, ha così tutti i movimenti normali. Vediamo la seduta non è granché, sembra che sta a guardare cielo, sembra che si sta abbronzando, si vuole prendere il sole. E niente, lei è bella, se avesse un corpo, vabbè, se mad... fa così, guarda, così sembra che si sta prendendo il sole. Ok, adesso vi faccio vedere come con... secondo me ci sta bene sul mad. A trovarlo un mad, sì, forse più avanti. Riapriamo la nostra bella confezione che Mattel ci ha donato, nel senso che ha donato anche ai miei collezionisti, chi compra le doll. Forse ce ne sta anche un'altra di doll qua dentro. E con questa ve la potete portare dove volete voi. E io la userò per telefono, per cuffiette. Oppure metterci due doll, oppure una doll con i vestiti e da viaggio. Molto bella l'idea, Mattel, mi raccomando, andiamo avanti così, ok, così almeno queste cose le riutilizziamo in questa maniera così, e possiamo mettere via le nostre belle dolline in viaggio senza doverci impazzire. Molto bella. I capelli, l'ho detto che sono belli morbidi, sì, sono belli morbidi. Allora, Alessia, voto finale 10 consigli? 10 e mezzo, 9 e mezzo. È a tema pasquale, 9 10, però, 9 10 e mezzo, quasi 10. 9 e mezzo, 9 10 e mezzo per il corpo, sì, allora per la faccia 8, un pochetto, 8 e mezzo, per il corpo 9. No, io farei al contrario, cioè no, per la faccia 9 e mezzo e per il corpo 1. Ah sì, è vero, perché non è mad. Lei è molto bella, il problema è sti cavolo di corpi, cioè ci starebbe bene. Io abolirei mezzo. Tutti i corpi così e li metterei direttamente sul medio to move, ecco. Ma una cosa che potrebbe fare bene. Comunque mi piace l'idea di questa mamma cosetta. Sono illuminata. Mamma, sono illuminata! Bene, niente. Allora, Alessia ha aperto tutti i suoi regali pasquali di Pasqua. E detto questo, io vi saluto e passo la parola. Passiamo il video a Simona con i suoi... Largo a Simona. Largo. Che aprirà le cose che ha ricevuto lei a Pasqua. Quindi, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi.